9 segnali di una persona cattiva. Proteggi la tua salute emotiva. Essere una brava persona è una virtù, ma purtroppo non tutti la pensano allo stesso modo. Nel corso della vita, capita di incontrare persone che, invece di portare gioia, seminano sofferenza. In questo video, esploreremo insieme 9 segnali tipici di una persona cattiva. Se vuoi imparare a difenderti dalle energie negative e vivere più serenamente, continuare. Vi è mai capitato di conoscere qualcuno che, invece di essere felice per i vostri successi, sembra quasi infastidito? Magari un collega, un amico, o persino un familiare. O che, quando vi capita un guaio, sembra quasi compiaciuto. Come se la vostra sfortuna fosse una loro vittoria personale. Ecco, questo è uno dei segnali più evidenti di una persona cattiva. Una persona che non riesce a gioire per gli altri. Le persone cattive provano una sorta di soddisfazione nel vedere gli altri soffrire. È come se la vostra sofferenza desse loro un senso di potere. Possono farlo in diversi modi, prendendovi in giro quando sbagliate, sminuendo i vostri traguardi o facendo commenti sarcastici. Oppure inventando pettegolezzi sul vostro conto, diffondendo false informazioni per danneggiare la vostra reputazione. Perché lo fanno? Perché la vostra sofferenza alimenta il loro ego, li fa sentire meglio con se stessi. Vedendovi tristi, si sentono superiori, più forti, più importanti. È un modo per compensare le loro insicurezze. Fate attenzione al loro comportamento. Osservate come reagiscono alle vostre difficoltà. Se notate che provano piacere nel vedervi soffrire, è il momento di allontanarvi. Non permettete a queste persone di influenzare la vostra vita. Circondatevi di persone positive che vi vogliono bene e che si rallegrano per voi. La vostra felicità merita di essere condivisa con chi vi sostiene davvero. Le persone cattive hanno un bisogno quasi maniacale di controllare tutto e tutti. Vogliono sempre avere l'ultima parola, prendere ogni decisione e non sopportano chi si oppone. Questa smania di controllo può manifestarsi in vari modi. Possono cercare di manipolarvi con sensi di colpa, minacce o ricatti emotivi, come farebbe un moderno pantalone con i suoi servitori. Possono cercare di isolarvi da amici e familiari, per avervi completamente in pugno. Se qualcuno cerca di limitare la vostra libertà, di impedirvi di frequentare chi volete, di decidere per voi, è il caso di allontanarvi. Non permettete a nessuno di dirvi cosa fare, cosa pensare, cosa provare. Avete presente quelle persone che, dopo avervi fatto un torto, non solo non si scusano, ma vi fanno anche sentire in colpa per esservi offesi? Ecco, questo è un chiaro segnale di mancanza di rimorso, una caratteristica tipica delle persone cattive. Le persone cattive non provano rimorso per le loro azioni, anche quando sono palesemente in torto. Non importa se vi hanno ferito, umiliato, tradito. Per loro è come se nulla fosse. Non aspettatevi scuse, non aspettatevi che si mettano nei vostri panni. L'unica soluzione è allontanarsi da queste persone tossiche e circondarsi di chi vi rispetta, vi apprezza e vi ama per quello che siete. Spesso, la cattiveria di una persona si manifesta anche nei confronti degli esseri più deboli e indifesi, gli animali. Questi atti di crudeltà non solo causano sofferenza agli animali, ma riflettono anche una profonda mancanza di empatia. Le persone cattive non hanno rispetto per la vita in generale, e questo include anche quella degli animali. Ignorano il dolore e la sofferenza che causano, mostrando un totale disprezzo per la vita. Possono manifestare la loro crudeltà in vari modi, maltrattando i propri animali domestici, lasciandoli senza cibo o cure adeguate, godendo della sofferenza degli animali selvatici, intrappolandoli o ferendoli per puro divertimento, o anche solo rimanendo indifferenti di fronte a un animale in difficoltà, senza fare nulla per aiutarlo. La crudeltà verso gli animali è spesso sintomo di un disturbo della personalità molto più profondo. Questo comportamento può essere un segnale di allarme per problemi psicologici gravi. Chi è capace di fare del male a un animale senza provare rimorso
è potenzialmente pericoloso anche per gli altri esseri umani. La mancanza di empatia può estendersi anche alle persone. Parlatene con qualcuno di fiducia. Non tenete per voi queste preoccupazioni. Denunciate la situazione alle autorità competenti, che possono intervenire per fermare questi atti di crudeltà. E soprattutto, allontanatevi da questa persona. Proteggete voi stessi e gli animali da ulteriori sofferenze. Le persone cattive sono maestre nell'arte della manipolazione, dei veri e propri Pinocchio, al contrario. Sono abili bugiardi, capaci di distorcere la realtà a proprio piacimento per ottenere ciò che vogliono. Possono usare mille tattiche diverse, possono inventarsi storie, omettere informazioni importanti, giocare con i vostri sentimenti, farvi sentire in colpa o in debito con loro. Se qualcuno cerca di confondervi, di farvi dubitare di voi stessi, di farvi sentire in colpa senza motivo, è il caso di allontanarvi. Avete il diritto di dire di no, avete il diritto di avere le vostre opinioni, avete il diritto di vivere la vostra vita come meglio credete, senza farvi manipolare da nessuno. L'invidia è un sentimento umano. Tutti l'abbiamo provata almeno una volta nella vita. Ma c'è una grande differenza tra l'invidia sana, quella che ci spinge a migliorarci, e l'invidia cattiva, quella che porta a desiderare il male degli altri. Le persone cattive provano un'invidia distruttiva. Non si limitano a desiderare ciò che hanno gli altri, ma vogliono distruggerlo. Se un loro amico ottiene una promozione, invece di essere felici per lui, cercheranno di mettergli i bastoni tra le ruote. Se conoscete qualcuno che prova questo tipo di invidia, state attenti. Potrebbe cercare di farvi del male, anche solo per sentirsi meglio con se stesso. La felicità altrui li fa stare male, gli ricorda la propria infelicità. Un pizzico di gelosia in amore può anche essere normale, ma quando diventa eccessiva, opprimente, soffocante, allora è un chiaro segnale di allarme. Le persone cattive sono spesso gelose e possessive. Vogliono avere il controllo assoluto sul proprio partner, isolandolo dal resto del mondo. Questa gelosia patologica può manifestarsi in vari modi: con scenate di gelosia immotivate, con continui controlli sul telefono e sui social network, con minacce e ricatti emotivi. Se il vostro partner si comporta in questo modo, non sottovalutare il problema. La gelosia ossessiva può sfociare in violenza fisica e psicologica. Meritate una relazione sana e serena, basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Avete presente quelle persone che si sentono superiori a tutti, che camminano con un'aria di sufficienza e arroganza? Che guardano gli altri dall'alto in basso, come se fossero su un piedistallo invisibile che non perdono occasione per criticare e umiliare. Ecco, questo è un chiaro segnale di disprezzo per gli altri, una caratteristica tipica delle persone cattive, che si nutrono della sofferenza altrui. Le persone cattive non hanno rispetto per nessuno, ignorano i sentimenti e le opinioni degli altri, si sentono migliori degli altri e li trattano di conseguenza, vantandosi delle loro presunte superiorità. Possono manifestarlo in vari modi, ognuno più subdolo dell'altro con battute sarcastiche e offensive, che feriscono profondamente con commenti sprezzanti e denigratori, che minano l'autostima con un atteggiamento arrogante e presuntuoso, che li rende insopportabili. Umiliando gli altri, pensano di apparire più forti, più intelligenti, più importanti, ma in realtà mostrano solo la loro insicurezza, come se fossero usciti da un romanzo di Guareschi, con atteggiamenti teatrali e drammatici. Non permettere a queste persone di farvi sentire inferiore. Difendete la vostra dignità. Tu vali molto più di quanto loro possano pensare, e la tua autostima non deve dipendere dal loro giudizio. La violenza, sia fisica che verbale, è sempre inaccettabile. Se una persona vi insulta, vi minaccia, vi aggredisce fisicamente, non ci sono scuse che tengano, è una persona cattiva e pericolosa. Le persone cattive usano la violenza come strumento di potere. Vogliono sottomettervi, farvi paura, impedirvi di reagire. Possono essere aggressive in vari modi, con urla e insulti, con minacce e intimidazioni, con spintoni e percosse.
se subite qualsiasi forma di violenza, non esitate a chiedere aiuto. Meritate di vivere in un ambiente sicuro e sereno, lontano da ogni forma di violenza. Riconoscere questi 9 segnali può aiutarvi a identificare una persona cattiva prima che possa farvi del male. Se vi rendete conto che qualcuno nella vostra vita mostra questi comportamenti, è fondamentale prendere le distanze e proteggervi. Circondatevi di persone che vi sostengono e vi rispettano, perché il benessere emotivo è essenziale per vivere una vita felice. Ricordate, il bene vince sempre sul male, ma spetta a voi scegliere di proteggervi dalle influenze negative e di vivere una vita positiva e appagante. Scrivete nei commenti se conoscete qualcuno con questi segnali.